Italia. Forti scosse di terremoto sono state avvertite pochi minuti fa in Basilicata, nella zona del Vulture vicino Potenza. Non si conoscono ancora le conseguenze delle scosse. Non si hanno notizie di vittime. Sono state avvertite due leggere scosse. Degli incendi, perché le persone per la paura sono fuggite, magari c'è stato qualcuno che ha lasciato acceso il fornello della cucina. novembre 1980 23 novembre 2013, 33 anni dal sisma che sconvolse la Campania. E si diventa pazzi, si diventa... Un ricordo vivo ancora presente nella mente di chi ha vissuto quegli istanti. 90 secondi lunghi, interminabili. Alle 19.34 di una domenica sera, una forte scossa con magnitudo 6.5 colpì un'area di 17.000 km quadrati. Si estese dall'Irpinia a Vulture, tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. L'intensità del terremoto dell'Irpinia fu del 10° grado della scala Mercalli. I comuni duramente colpiti furono quelli di Castelnuovo, Laviano, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi. Gli effetti si estesero su tutta l'area centro-meridionale della penisola. Gli effetti della scossa furono aggravati dal ritardo dei soccorsi per le difficoltà di accesso dei mezzi di emergenza nelle zone dell'entroterra. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini, dopo la visita nelle zone colpite dal sisma, denunciò il ritardo e le inadempienze dei soccorsi. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato? Perché a distanza di 48 ore non si è fatto sentire la loro presenza in queste zone devastate? In questo scenario va raccontato un esempio di buona amministrazione del denaro pubblico. Una leggenda, quella del comune di Valle Saccarda, comune irpino colpito come tutto il territorio dal sisma del 1930, da quello del 1962 e poi dal terremoto dell'80, che incredibile a dirsi per la nostra regione non fece danni alle case perché ricostruite dopo il 62 con modalità antisismiche. La norma di riferimento ha premiato la demolizione, la ricostruzione ex novo a discapito del recupero e del restauro. Ed è proprio da questo esempio di riqualificazione urbanistica ed ambientale che vogliamo partire. Una buona notizia che riguarda il Sud e con orgoglio vogliamo raccontarla in questo particolare momento storico.